Concessionaria l'auto. A novembre super rottamazione. Se fai acquisti natalizi a Sondrio dall'8 al 31 di dicembre, puoi portarti a casa una nuovissima e fiammante autovettura. Ebbene sì, nell'ottica di vivacizzare le vie del capoluogo di provincia ed incentivare gli acquisti negli esercizi commerciali della città, l'Unione Commercio, Turismo e Servizi, tramite la sua associazione mandamentale e Sondrio Shopping, con il supporto del Comune, ha organizzato dopo 10 anni dall'ultima edizione la Lotteria di Natale. Il sodalizio sondriese, presieduto da Emanuele Giambelli, grazie anche alla collaborazione dell'associazione culturale G-Smile, ha voluto riportare in città il concorso per attirare cittadini, passanti e turisti nelle vie di Sondrio per le spese di Natale. Iniziativa che va di pari passo con il progetto Luminarie, circa 200 postazioni luminose sparse in varie zone del centro che aumenteranno ancora di più l'atmosfera natalizia. Oltre alle istituzioni, sono 180 gli esercenti che hanno aderito ad entrambe le iniziative, con le quali, con una spesa minima di 5 euro negli esercizi food e 10 euro negli altri, i clienti potranno ricevere uno o più biglietti validi per l'estrazione finale prevista il 6 gennaio in Piazza Garibaldi. Sicuramente il nostro obiettivo è far circolare più persone possibili e che frequentino le nostre attività commerciali a Sondrio. Partecipare è semplice, c'è un piccolo regolamento che dice che c'è un minimo di 5 euro e vi verrà dato o consegnato un biglietto. Poi sarà la discrezione dell'esercente, perché come dicevamo in conferenza, se c'è un capospalla, un importo importante, non verrà dato soltanto un biglietto lotteria, sta a libera pensiero dell'esercente di gratificare il proprio cliente. Anche il Comune di Sondrio ha dato un sensibile contributo agli eventi presentati oggi, i primi di una serie che verranno resi noti nei prossimi giorni. Ci saranno delle novità per quanto riguarda gli eventi natalizi e sicuramente potranno attrarre tante persone, non solo piccini ma anche gli adulti. Per cui il mio augurio è che sempre più persone possano venire a visitare la nostra bella città. E per chi non ritirerà i premi, l'organizzazione ha pensato ad una soluzione solidale. A volte ci sono persone che gelosamente tengono e aspettano il giorno dell'estrazione, ci sono persone distratte che lo potrebbero perdere. Se non venisse ritirato qualcosa del montepremi, verrà devoluto all'associazione Cancro Primo Aiuto.